thank Buongiorno, ben ritrovati da Lea Pulite, sono Alberto Maio, in regia c'è cioè Matteo Righi, il cinefilo, tante cose da raccontarvi. Stamattina andremo a parlare della famosa vicenda della colata di Idice a, a San Lazzaro. Ne parliamo ormai da quasi eh, un anno dopo la, la decisione del sindaco di dire stop a questo eh, grande insediamento a Idice. Eh, e da lì eh, una vicenda giudiziaria che è scattata perché... Oltre a dire questo, il sindaco ha anche parlato di minacce che avrebbe ricevuto a seguito di questa sua decisione. Gli indagati al momento sono diventati. Uh, L'ultima a essersi aggiunta alla lista è la presidente ex senatrice PD e presidente di Legacop uh, Bologna, Rita Ghedini. Ne parliamo stamattina uh, con Stefano Sermenghi, sindaco di uh, Castenaso. Buongiorno, grazie per essere Buongiorno buone. a voi. Anche lei in questa lista dei sei uh, indagati per questo. Noi partiamo da questo, facciamo il punto uh, su queste indagini e poi ne parliamo. È l'ex senatrice del Partito Democratico Rita Ghedini, presidente di Lega Cop Bologna, la sesta indagata nell'inchiesta sulle presunte pressioni e minacce al sindaco di San Lazzaro di Savena Isabella Conti che bocciò la cosiddetta colata di Idice, il mega insediamento edilizio da 582 alloggi che cooperative private avrebbero dovuto costruire ma che lo scorso febbraio fu stralciato dal POC. Nell'inchiesta per minaccia a corpo politico e amministrativo, in cinque hanno ricevuto avvisi di richiesta a proroga indagine. I PM ipotizzano nei confronti della numero uno della Lega delle Cooperative un coinvolgimento indiretto nella vicenda avrebbe spinto il direttore generale Simone Gamberini tra i cinque indagati a fare pressioni sulla Conti Gamberini dallo scorso settembre fino a febbraio avrebbe spedito sms fatto telefonate chiesto incontri per convincere il sindaco di San Lazzaro a non modificare il POC e a proseguire nell'iter per il max insediamento è qui che comparirebbe la presunta minaccia quella di una causa milionaria che sarebbe piovuta come poi è avvenuto non solo sulla Conti ma anche sui consiglieri che e infine, a febbraio hanno votato la decadenza dell'opera. Un'escalation, dicono i magistrati, di pressioni e interferenze anche dal mondo politico. Oltre ai vertici di Lega Coop, indagati sono infatti l'ex sindaco di San Lazzaro Aldo Bacchiocchi e il sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi. Insieme a loro, l'ex presidente del collegio dei revisori di San Lazzaro Germano Camellini e Massimo Venturoli, amministratore di una delle ditte che avrebbe dovuto realizzare il progetto. Questo è il punto realizzato da Alessio Bertini. Eh... Lei fa parte della lista degli indagati. Che cosa eh, si sente di dire per, dire per dimostrarci che queste minacce, perché stiamo parlando di minacce a corpo pubblico, insomma, è una corpo cosa a corpo politico. Eh, lei non ha minacciato nessuno? No, eh, posto che eh, avendo ricevuto un avviso di garanzia per la proroga delle indagini, non posso entrare nel dettaglio, dato che ci sarebbe in Italia un certo segreto istruttorio che evidentemente però eh, non è così segreto, però insomma mi sento di volerlo rispettare. Io sicuramente non ho minacciato nessuno e mi sento solo di dire che minaccia nel nostro ordinamento giuridico, oltre che nel nostro, diciamo così, lessico dei dizionari, ha un'identità un precisa, ha un, un significato molto preciso e la minaccia è quando si paventa a qualcuno un male ingiusto. Quindi credo che, che ci sia di cui. Lei si discutere. sente minacciato in questo sistema. Ma no, assolutamente. Caso. Io credo che chi fa politica debba comprendere che c'è un mondo esterno che, che preme, che, che, che fa pressioni, quindi, e che è una regola generale, è un modo di essere soprattutto del nostro, del nostro sistema italiano. Per cui, credo che sia del tutto legittimo ciò che accade. E io, per esempio. Mi sto battendo contro il passante nord, che trovo che sia un'opera inutile, costosissima e assolutamente devastante per il nostro territorio. E se dovessi star lì a, a denunciare tutti quelli che mi telefonano per dirmi non devi essere contro. Eh, ma allungheremo... passante nord. No, no ma era che, per che fare un esempio, Ma quello che ha fatto il sindaco Conti, insomma, ha parlato di minacce quando invece sta, si stava parlando di consigli. Si stava parlando perché dice: Ho dato dei consigli. Quando qualcuno è venuto da me a chiedermi. Che cosa farà la Conti? Cosa dovrebbe fare il sindaco di Salazzaro Conti? Lei ha detto, avrebbe detto datti malato, non votare contro quell'abolizione del POC perché potrebbero esserci delle conseguenze. No, guardi, mi, mi sento di, di, di poter dire che non ho proprio neanche usato quell'espressione. Era nell'ambito di un consiglio a uno che, che mi si professava amico e non gli ho detto di darsi malato. Eh, quindi, poi ripeto, c'è il segreto istruttore, quindi non i, ci c'entro. Ma la frase che mi viene attribuita non l'ho pronunciata. È stata allora questa una dinamica. Stiamo parlando di un insegnamento molto grande, quindi un lavoro importante che avrebbe dovuto fare capofila era ehm, una cooperativa, e appunto, per questo, eh, anche per questo, a quanto pare ci sono queste indagini che riguardano anche la presidente di Legacop Coop eh, Ghedini. E questa è una dinamica che è Abbiamo già visto, lei ha già visto con amministratori in altri contesti, con altre amministrazioni in cui c'era una, una, una parte, che può essere la cooperazione, può essere delle aziende private coinvolte che hanno dei contatti con la politica locale per eh, chiedere, per eh, Beh, guardi, facilitare è, dei progetti oppure è una cosa diversa. No, no, è, è quello che accade quotidianamente a qualsiasi sindaco italiano. È successo anche a me. Io nel momento in cui mi sono insediato e che sono diventato sindaco nel primo mandato nel 2009 ehm, mi sono trovato in una condizione similare perché il mio predecessore aveva lasciato una pianificazione, un POC, un piano operativo comunale approvato. E, e con le difficoltà che già all'epoca viveva il mondo economico, soprattutto quello del settore edile. Eh, mi sono trovato a dovermi confrontare con queste persone, perché al di là del fatto che siano imprenditori, cooperative o privati, non conta, sono persone che rappresentano degli interessi economici, sono persone che rappresentano degli lavoratori, delle famiglie e, e quindi eh, in quella difficoltà di realizzare comunque un intervento corposo eh, mi sono confrontato con loro e abbiamo trovato una soluzione, lo abbiamo ridotto, abbiamo cambiato e dirottato l'investimento del comune da, da un'opera inutile che era prevista a Castenaso a un restauro di una scuola. Quindi è, è la politica che deve risolvere questi problemi. Oggi il problema di questa città, della città metropolitana di Bologna, è che non c'è la politica. Perché non c'è la politica? In che cosa manifesta la sua assenza? Dal suo punto la di politica manifesta la sua assenza per il fatto che il partito di cui io sono un fiero iscritto comunque ha perso la capacità di formare le persone, non ci sono più persone adeguate a svolgere il politico. Io che sono comunque uno ritenuto degli avanguardisti, no? io appoggiai il nostro segretario, nonché Premier, quando, quando era pericoloso, <ride> quando, quando si ricevevano insulti. E oggi sono stato, diciamo così, annientato nel, nella marea di tutti quelli che si professano a Renziani, ma che il, nel momento in cui lui sarà in crisi non ci metteranno un secondo a dire che non lo sono mai stati. Ebbene, io lo sarò anche in quel momento, ma dicevo, io... Che faccio politica per passione e per hobby, perché non è il mio lavoro, io faccio l'avvocato di mestiere, continuo a farlo, perché ritengo che chi fa solo politica poi si riduca in un, in un alveo isolato che perde il contatto con la realtà. Eh, ho fatto comunque esperienza, perché non ci si improvvisa amministratori, perché altrimenti si rischia poi di fare degli errori, di essere presi da, dalla foga o da, 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 da dei timori infondati ed è per questo che l'antipolitica, così come viene vissuta oggi, può essere combattuta solo se la politica torna ad avere il suo ruolo, con persone preparate e in grado di farlo. Oggi quello che io critico nel mio partito è che non c'è più questa formazione, non ci sono più le persone adatte. Arriviamo subito alla politica bolognese anche perché devo farle vedere alcuni eh, ospiti che abbiamo avuto in trasmissione nelle scorse settimane che hanno manifestato insomma in, con diversi toni dei dubbi eh, sulla candidatura per il PD del sindaco di attore sindaco Merola che eh, sembra al momento un dato acquisito. Prima però andiamo al passante nord che è la questione eh, che l'ha vista in prima fila in questi giorni eh, sull'opposizione sul no al passante nord eh, ce stata riepiloghiamo qualche mese fa una letta Firmata da tutti i sindaci dei comuni attraverso i quali questa opera passerà se, essere, eh, se i lavori dovessero eh, cominciare, in cui si chiedeva che la città metropolitana eh, ritornasse a esaminare anche la regione questo progetto perché si diceva è inutile e farà eh, dei danni ad alcune eh, amministrazioni. Eh, la risposta eh, c'è stata dal suo punto di vista e quel fronte è ancora unito perché il Passante Nord per lei non serve? Allora, comincio con quella lettera del gennaio in cui tutti i sindaci, me compreso, chiesero al governo, alla regione, di essere coinvolti in questa fase di progettazione, di studio e di analisi dell'utilità del passante nord. Noi chiedemmo specificamente di essere prima rassicurati sul fatto che serva. E deve servire sia per quel famoso nodo bolognese che è l'attraversamento di Bologna da parte di, di coloro i quali non risiedono qui e vanno da Modena a Forlì o viceversa, ma anche e soprattutto per il problema che viviamo noi bolognesi, cioè la cosiddetta tangenziale di Bologna che è la complanare all'autostrada A14, che è una strada che è gestita in concessione da autostrade per l'Italia, è a tutti gli effetti uguale all'A14, solo che la 14 è pagamento, con tariffa a pedaggio, e invece la, la nostra tangenziale è, è gratuita e si intasa tutti i giorni. E questo lo sappiamo benissimo, siamo cittadini bolognesi come tutti gli altri, io faccio la tangenziale e quando sono in coda mi arrabbio. Anche se vorrei ricordare che quando uno pensa di essere eh, in, bloccato nel traffico, deve pensare che lui in quel momento è il traffico, perché altrimenti diamo sempre la colpa agli altri e non ci prendiamo le nostre. Ebbene, eh, quella lettera non ha avuto nessun seguito, perché dopo gennaio, che avevamo chiesto a tutti di essere rassicurati sul fatto che servisse, siamo stati convocati dalla Regione il 7 di ottobre per la presentazione del progetto preliminare, cioè. Non vi abbiamo più coinvolto, non vi abbiamo più detto niente, ma abbiamo fatto il progetto preliminare, quindi senza neanche spiegarci perché serve. Io sono contrario alla realizzazione di quest'opera perché non risolve nessuno dei problemi dichiarati. Intanto eh, ci tengo a spiegare ai telespettatori che vogliono fare un passante autostradale a due corsie. Ne arrivano 4 dalla 1 che viene da Milano e ne arriveranno presto altre 4 anche dalla 14 che viene dal mare, perché è, è già studiato e in fase avanzatissima l'allargamento da 3 a 4 corsie. La Bologna-Padova, la A13 dovrebbe diventare a 3, noi avremo un passante autostradale che a detta di quelli che lo vogliono fare dovrebbe dirottare il traffico lì, quindi lontano dalla città, a 2. Come fanno tre autostrade che arrivano a Bologna Quattro corsie, tre corsie, quattro corsie a, a imbudellarsi in due. Quindi quelli che sostengono che risolverà il problema dell'attraversamento mentono. Mentono altresì quelli che dicono che verrà banalizzata l'attuale strada, l'attuale A14, che è quella che scorre all'interno del. Suol dire banalizzata che non sarà più a pedaggio? Banalizzata vorrebbe dire che non sarà più a pedaggio perché risolverà i problemi della tangenziale, che quindi verrà allargata in qualche modo, che verrà consentito a chi vuole. Andare da un capo all'altro di Bologna di passare anche sulle corsie dell'autostrada. Gratuitamente. Gratuitamente. Ebbene, hanno studiato diversi metodi dalle, dai cosiddetti bypass, che erano dei punti in cui si poteva scambiare, passare dalla tangenziale all'autostrada, pensate con quali pericoli, rischi e incidenti, fino all'ultima soluzione che ci è stata presentata il 7 di ottobre che hanno chiamato Terza Corsia Filante. A me già la definizione fa scappare da ridere se non ci fosse da piangere corsia per filante. la poca serietà. Corsia filante sarebbe una corsia, un allargamento della tangenziale tra le uscite 5 e 9 eh, della tangenziale che è un allargamento a tre corsie in cui l'ultima di sinistra, quindi quella filante, a un certo punto invece che essere in tangenziale entra in autostrada a, nei pressi dell'uscita 5. Dopodiché nei pressi dell'uscita 9 riesce in tangenziale, quindi uno rimane in corsia ma tutto a un tratto si trova a essere dentro l'autostrada e poco dopo si ritrova a essere in tangenziale. Ebbene, a parte la pericolosità, a parte il fatto che eh, nessun trasportista o ingegnere potrebbe mai sostenere l'utilità o l'efficacia di una roba del genere, basta fare un giro in tangenziale tra le uscite 5 e 9 per vedere che non c'è proprio lo spazio per fare una corsia in più. Lasciamo stare anche questo. La Commissione europea aveva detto che per poter dare in affidamento i lavori a Società Autostrade, che è l'attuale concessionaria, L'A14 deve rimanere tale per sede e natura. Vuol dire che non si può banalizzare perché altrimenti bisogna fare una gara europea per l'affidamento in concessione a un soggetto che la vinca. Qui ci stanno veramente mentendo e stanno mentendo ai cittadini di Bologna ai quali promettono la soluzione di un problema vero ed esistente. Che non ci sarà. Passante l'auto però è tra le priorità, I, i cantieri si dice devono partire a breve, lei lo permetterà nel suo comune? No, allora intanto eh, non è una priorità se il governo deciderà di inserirla fra le opere della legge obiettivo che verranno, quindi deve ancora essere fatto. Dopodiché la regione sta spingendo e l'assessore regionale ha detto che entro dicembre bisogna decidere, ma decidere si può decidere di fare il passante così come è stato presentato di fare un'opera alternativa, ci sono dei comitati che stanno presentando alternative validissime, fra cui alcune molto accattivanti e suggestive, oppure non fare nulla, perché per risolvere il problema della tangenziale basterebbe veramente poco, basterebbe chiedere ad autostrade di far sì che i cittadini di Bologna, che devono attraversarla tutta, o per esempio nelle uscite principali dell'autostrada, che sono San Lazzaro, Borgo Panigale, oppure... Casalecchio oppure la Fiera, che c'è uscita Fiera, chi deve transitare da lì, quindi non che arriva dal mare per andare a Milano, ma entra a San Lazzaro e deve uscire in Fiera o deve uscire a Casalecchio, non paga. Così che chi se la deve fare tutta la tangenziale toglierebbe la sua macchina dalla tangenziale per metterla in autostrada e avremmo e risolto il problema dell'attraversamento senza fare niente. Andiamo a, perché abbiamo poco tempo, dobbiamo andare alla politica bolognese. Diceva prima, aveva avuto delle parole molto dure nei confronti della politica eh, bolognese. Eh, io inizio mostrandole questo eh, filmato che abbiamo eh, messo insieme il nostro Um, eh, un momento soltanto che lo vado a recuperare. Il nostro Nicola Di e il nostro tirocinante, ci ha eh, messo insieme un po' di puntate di eh, aria pulita in cui gli ospiti hanno parlato anche dell'attuale eh, candidato sindaco del Partito Democratico Merola eh, dal punto di vista del suo futuro politico. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Credo che oggi, eh, a differenza del 2011, eh, il sindaco sia meno autonomo, che la giunta sia meno autonoma, che il partito padrone che ha anche un quacervo di interessi eh, storici in questa città dove qual il ricambio, tra virgolette, per modo di dire, c'è stato per cinque anni su 70, Il Partito Democratico tiene in scacco comunque lo stesso sindaco. Merola, io lo vedo non così amato dai cittadini, dal PD, e non vedo ancora molto, molto convincimento attorno a lui. Tutti atti strani, un po' confusi, fatti di confusione, non, non ne capisco la ragione politica. Mi sembra che in realtà chi si sta indebolendo sempre di più è Merola stesso. Diciamo al fatto che le elezioni ci saranno nel 2016 e già da un anno si parla di successione di chi sarà il sindaco. Lei pensa che Merola non ci arriva a primavera? Noto una discussione che si sta un po' incartando. Potrebbe non arrivare. Noto, noto una discussione difficile. Ecco, con Papignari potevamo andare all'infinito avanti, ma noto, però, appunto stiamo parlando, stiamo parlando ovviamente di dirigenti del Partito Democratico, parlando di un consigliere comunale che stava per uscire dal partito alleato, della SEL, alleato con, con il PD in consiglio comunale, di una rappresentante dell'opposizione, del nuovo centrodestra e di Papignari, numero uno della Fiome Emilia Romagna. Tutti e tre, però, sembrano convinti che. Da qui alle elezioni l'attuale candidato sindaco, che lei voleva sfidare alle primarie, che poi non ci sono state, potrebbe avere dei problemi. È un'idea che ha anche lei? Ma io eh, pensavo che fosse necessario arrivare alle primarie per il bene di questa città, perché una discussione aperta e allargata anche ai cittadini avrebbe comunque consentito eh, di, di fare chiarezza, di, di consentire agli stessi cittadini di vedere che ci sono filosofie diverse, che ci sono idee di sottofondo diverse. Penso che il PD legittimamente abbia fatto una scelta che ritengo e giudico ancora sbagliata, spero che la porti avanti, perché se il PD ha intenzione di cambiare cavallo in corsa gli dichiaro subito che io sono ancora qua, sono disponibile e non lascerò che succeda in senza insomma, discussione, perché a quel punto se eh, per qualsiasi ragione Merola dovesse essere ritenuto inadeguato o si dovesse far da parte, allora, o facciamo le primarie, oppure sappiate che sermenghi c'è ancora. E pensa che è una possibilità è questa che Merola si dovesse fare da parte? Ma eh, guardi, non credo. Io penso che, che Merola abbia vissuto questi cinque anni in maniera pesante, non, solo, no, non per causa sua. Insomma, che per le amministrazioni pubbliche siano stati gli anni più difficili dell'ultimo dell mezzo secolo è, è fuori di dubbio. E penso che non avesse una squadra adeguata a supportarlo e che ci fosse già poca coesione e ribadisco che a livello politico, quindi anche del partito, non ci sia più quella capacità di fare da antenna sul territorio per poi riportare alla propria amministrazione quali sono le esigenze. Io lo vivo nel mio piccolo, ma in un paese piccolo il sindaco riesce a stare ovunque. In una città come Bologna è diverso, bisogna avere dei collaboratori validi, fidatissimi, ma soprattutto ci deve essere quell'unità di intenti che oggi a Bologna non c'è. La pongo in maniera diversa, è nell'interesse del PD riflettere sul candidato prima di, 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 di portarlo alle elezioni oppure è troppo tardi? Ormai il candidato c'è e lei diceva spero che il PD rimanga nella sua idea. No, io penso che la riflessione... Io nel mio piccolo e per quanto è stata la, la mia diciamo così, esposizione... Eh, la possibilità al PD l'ho offerta e ho tentato di spiegarla. Oggi penso che sia troppo tardi, cioè per il PD cambiare oggi il candidato sindaco sarebbe un errore gravissimo. Penso che, però, tutto quello che ho detto e di cui sono assolutamente convinto sia vero. Oggi siamo in una condizione di rischio. Se fanno un sondaggio vero sul sindaco, sul gradimento del, del sindaco e della Giunta può darsi che. Che qualcuno cominci a preoccuparsi. Ma oggi il candidato del PD è Virginio Merola e bisogna andare avanti con lui. Dobbiamo concludere qui questa parte di Area Pulita. Grazie a Stefano Sermengi per essere stato con Grazie noi. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. All'Area Pulita c'è la pubblicità, adesso poi ritorniamo, ritorniamo a parlare di tribelli in Adriatico. Tra poco.